24 agosto 2016, ore 3:36. Una scossa di magnitudo 6, con epicentro a un chilometro ovest di Accumoli, squassa un'ampia area del centro Italia, provocando oltre 300 morti e quasi 400 feriti, quasi tutti nella zona compresa tra Amatrice e Accumoli, nessuno in Umbria. Il 30 ottobre la terra torna a tremare alle 7:40, questa volta con una forza ancora più devastante, magnitudo 6.5, con epicentro a 4 km a nord-est di Norcia. Anche questa crisi non ha provocato morti e feriti in Umbria, ma se il 24 agosto il territorio umbro sembrava aver retto abbastanza bene, malgrado i danni, il 30 ottobre la terribile onda d'urto che nella linea di faglia farà sprofondare il terreno di oltre 70 centimetri provoca crolli e devastazioni in un vasto territorio compreso tra Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto. A livello umbro le difficoltà sono state abbastanza gestibili, in quanto fortunatamente non avevamo vittime, l'assenza di vittime aiuta a lavorare con tranquillità. Nel discorso più complessivo è chiaro che la vastità, il coinvolgere quattro regioni diverse in un territorio montano con una viabilità abbastanza difficile da percorrere, ha creato alcune difficoltà per raggiungere in tempi rapidi queste realtà. Nelle prime ore dell'alba poi sono alzati in volo gli elicotteri, hanno portato i nostri soccorritori sul posto anche via aerea, aiutando anche le squadre a dirigersi nei posti in cui c'era più bisogno del soccorso dei vigili del fuoco. Il 30 ottobre di 2 anni fa, subito dopo la scossa, fummo allertati e la situazione si presentò immediatamente molto delicata. La centrale operativa del 118 ci ha immediatamente contattato, numerose erano le richieste di intervento, di soccorso, non soltanto nelle zone dell'epicentro, ma anche in territori un pochino più distanti. Sicuramente il sisma del 2016, sia nelle scosse del 24 agosto, ma soprattutto dopo il 30 ottobre, le grandi scosse del 30 ottobre, ha prodotto un livello di danneggiamento così esteso e così profondo che non avevamo dubbi avrebbe comportato una serie di difficoltà sia nella protezione della popolazione sia nell'avvio della fase della ricostruzione. Lesionati seriamente e inaccessibili i centri storici, messi in ginocchio siti industriali, artigianali e commerciali, sedi di pubblici servizi, luoghi di culto, stravolta la viabilità, isolato e distrutto all'80% Castelluccio di Norcia, nel cuore dell'altopiano che caratterizza fortemente il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dominato dal Monte Vettore, che sul fianco mostra la lunga ferita del punto di rottura della faglia. Castelluccio, il presidio umano più alto dell'Umbria e dell'Italia peninsulare, quasi cancellato dal sisma, ma che nei 2 anni trascorsi ha assunto un alto valore simbolico di resistenza e rinascita. Ma il nostro intervento è stato anche quello di essere vicini alle popolazioni attraverso una presenza costante, continua, rispetto all'ascolto di tante esigenze, di tante questioni legate anche agli aspetti umani di questa vicenda e anche a quelle simboliche. Ne voglio ricordare una tra tutte, che è stata appunto con la comunità di Castelluccio nel momento in cui abbiamo cercato di restituire parte di una normalità attraverso il dono di un quadro che è stato appunto realizzato da Matteo Tassi e che voleva rappresentare la voglia di contribuire a quella rinascita a cui stiamo guardando con grande determinazione e convinzione. Ma anche nel resto del cosiddetto cratere i danni sono rilevanti. Ad Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino in provincia di Terni e poi a Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera in provincia di Perugia. Dal 24 agosto 2016 al 6 agosto 2018 sono state registrate oltre 92.500 scosse, 7 di magnitudo superiore a 5, 12 superiore a 4
e 3500 di magnitudo uguale o superiore a 2,5. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono stati effettuati oltre 46.000 sopralluoghi, 10.000 gli edifici danneggiati, sono 7.412 le persone assistite, 5.206 in autonoma sistemazione, 1.762 nelle SAE, le soluzioni abitative d'emergenza, e 174 nei MAPRE, i moduli abitativi provvisori d'emergenza. Cosa ci insegna l'esperienza dell'Italia centrale e dentro questa dell'Umbria? Che forse l'Italia si deve dotare di una legge quadro che permette in automatico di gestire le fasi delle emergenze, cioè quali diritti hanno i cittadini immediatamente senza perdere una parte iniziale che è molto delicata, quella in cui le persone si trovano fuori dalle abitazioni, con un quadro normativo già definito e non come accade oggi che ogni volta che c'è una calamità il Parlamento deve darsi delle norme per gestire questa calamità. La solidarietà concreta di privati cittadini, fondazioni, aziende e istituzioni ha permesso già dai primi mesi dal sisma di mettere a disposizione delle comunità strutture scolastiche e sociali, per ricostruire anche nell'emergenza il tessuto sociale strappato dal sisma. Molto è stato fatto in questi 2 anni nel passaggio dall'emergenza alla ricostruzione, che ora sta entrando nel vivo. Ma molto resta ancora da fare. Sul cospicuo numero di edifici danneggiati sono ad oggi 1.300 le pratiche avviate, 370 i cantieri avviati, 70 i lavori conclusi. Poi la ricostruzione è iniziata, nei mesi estivi abbiamo avuto una forte accelerazione, tanto che rispetto ai dati che avevamo di febbraio, a distanza di 6 mesi abbiamo avuto un aumento del 60% sia delle pratiche presentate che delle concessioni contributive rilasciate. L'Umbria ha rilasciato 330 concessioni contributive, di queste 70 riguardano, di queste 70 addirittura sono conclusi lavori, sono lavori conclusi, e 260 cantieri in essere, per cui come si vede già sono centinaia ormai i cantieri avviati. Con le pratiche in lavorazione e quelle che sono presentate, complessivamente noi abbiamo 1.200 pratiche presentate, il che vuol dire una percentuale di circa il 15% del totale delle pratiche che noi ci aspettiamo saranno presentate per la ricostruzione. Ma oltre alle abitazioni private, beni culturali, edifici pubblici e luoghi di culto, la crisi sismica ha colpito duramente il sistema produttivo. Sono 393 le domande di delocalizzazione di attività produttive, commerciali, di servizio, per il 90% provenienti dai comuni di Norcia, Cascia e Preci, che gradualmente stanno ricominciando ad operare. Per contribuire al riavvio di attività agricole e di allevamento sono stati messi a disposizione 242 strutture prefabbricate tra moduli per ricovero animali e deposito. Nei nuovi siti si sono riavviate le prime attività commerciali e artigianali a Norcia, Preci, Cascia, Castelluccio di Norcia. E ha ripreso ad operare un importante presidio sociosanitario, come il centro di riabilitazione intensiva di Cascia. Dobbiamo adesso aprire la fase in cui è necessario recuperare tutti gli spazi pubblici che sono stati in parte danneggiati dal terremoto ed in parte utilizzati per la gestione dell'emergenza. È assolutamente necessario restituire alla comunità questi spazi per far sì che anche da questo punto di vista, per quello che riguarda il contesto urbano, si possa apprezzare una ripartenza. Fatichiamo invece ancora a far partire la ricostruzione, alcune decine di cantieri di ricostruzione leggera hanno finalmente aperto i battenti, per così dire,
Fatichiamo, dicevo, a far partire la ricostruzione pesante. La condizione è in leggero miglioramento, si apprezzano alcuni segnali, anche le norme hanno probabilmente capito che vi è bisogno di semplificare, abbiamo bisogno di alleggerire le fasi istruttorie di determinazione del contributo, abbiamo bisogno di migliorare il rapporto che esiste tra l'ufficio speciale della ricostruzione e i professionisti. Il quadro normativo è molto rigido, quindi c'è assolutamente bisogno di una strettissima collaborazione. Noi siamo proiettati per la ricostruzione. Naturalmente la cosa importante su cui teniamo molto e vogliamo accelerare, vogliamo velocizzare, vogliamo realizzare è la ricostruzione, perché sappiamo solo che attraverso questa fase il paese riprende la sua attività, recupera il tempo perso, però questo, devo dire, insomma, trovano un po' di difficoltà. Sono arrivati i primi decreti di intervento, di ricostruzione per quanto riguarda i privati. Un bilancio, ovviamente, diciamo, sulla parte della messa in sicurezza, abbiamo fatto un circa 90%, poi le casette sono state tutte consegnate il 27 aprile 2018, le delocalizzazioni, le prime sono state finite, quelle che sono arrivate le domande successive, ne sono rimaste due o tre che devono essere sistemate. Dei cantieri, dei danni leggeri stanno partendo, alcuni addirittura sono finiti, quello che manca sono praticamente le eche, ancora non abbiamo avuto inizio di nessuna. Sono state soprattutto le criticità legate alla tanta burocrazia che ci ha visto impegnati sia nel periodo che ha riguardato tutta l'emergenza, siamo ancora in questo periodo, che le difficoltà legate alla ricostruzione. Nel nostro territorio i danni sono stati diversi e quelli più, diciamo, forti sono stati quelli ai centri culturali, quindi le chiese, a tutto quello che, e alle seconde case. La Regione Umbria ha offerto un ausilio normativo attraverso una specifica legge regionale, votata dall'Assemblea Legislativa a ridosso del secondo anniversario del sisma, con l'astensione delle principali forze di opposizione. Una legge che si propone di rendere più efficaci e calate nella realtà regionale umbra le norme nazionali per la ricostruzione e che produce una serie di strumenti innovativi definiti nel Master Plan per lo sviluppo dei territori della Valnerina e dello Spoletino maggiormente colpiti. Oggi abbiamo certezza di risorse economico-finanziarie sia per tutti gli interventi pubblici più importanti nei comuni del cratere, penso all'edilizia scolastica, all'edilizia sanitaria, ai beni culturali e a moltissime opere pubbliche che sono state gravemente danneggiate dal sisma, ma soprattutto si è costruito un quadro finanziario che dà certezza ai cittadini sulla propria ricostruzione, quella privata, cioè l'automatismo che è stato previsto nel meccanismo di contribuzione fa sì che i cittadini decidano anche i tempi e le modalità con le quali avviare la ricostruzione delle prime e delle seconde abitazioni di tutti gli edifici privati che sono destinati ad attività economiche. Ma all'indomani dell'approvazione della legge Umbra, un emendamento al decreto cosiddetto Genova ha tolto ai presidenti delle regioni, vicecommissari alla ricostruzione, il potere di condivisione sulle ordinanze commissariali. Una decisione che di fatto declassa la funzione dei presidenti vicecommissari a mero potere consultivo. L'antichissima storia di questa parte preziosa dell'Umbria suggerisce che anche questa volta la vita sociale, economica, culturale ricomincerà a fluire e a svilupparsi, grazie alla forza di queste popolazioni, alla loro ormai comprovata capacità di resilienza, unita alla saldezza delle istituzioni locali e regionali, che nei decenni
hanno saputo sviluppare, con il contributo di tutte le rappresentanze politiche, un'azione legislativa, amministrativa e di governo efficace, sia nella risposta di emergenza agli eventi calamitosi, sia nella fase della ricostruzione. Il sindaco sta avendo energia dai propri cittadini perché rileva voglia di fare, voglia di tornare a operare, voglia di tornare a lavorare, voglia di tornare a crescere. Quindi confermo che intorno ai ruderi della Basilica di San Benedetto, intorno alla nostra piazza principale, quindi intorno alla concattedrale di Santa Maria Argente, al nostro municipio, alla nostra piazza che è stato da sempre il nostro salotto, ricostruiremo la nostra città più bella e più sicura di prima. Due anni, giorni, ore, minuti caratterizzati sempre da quella voglia di tornare a vivere un territorio tra i più belli e caratteristici d'Italia. Prezioso patrimonio di chi lo vive da protagonista. Prezioso soggiorno di chi lo sceglie per immergersi nella natura. Una parte di Umbria che disegna fotografia e cornice di una storia fatta di arte, cultura, sapori e straordinario paesaggio.